Va al Tolentino il derby della dodicesima giornata del campionato contro l'Elvia Regina, con una partita intensa e combattuta fino al 94esimo. Primi 20 minuti di studio con la formazione Cremisi che fa sua la gara, con gli ospiti però rintanati nella loro tre quarti. Al 21esimo Valdés apre per Tizzi, conclusione appena dentro l'area di rigore, viene deviata in angolo dal portiere ospite Rocchi. Susseguente calcio d'angolo del Tolentino, spiovente di Valdés, testa di Strano, il pallone va di un nulla a lambire il palo della porta difesa appunto dal numero 1 della formazione maceratese. Al 27esimo Gobbi semina panico in area ospite, cross per Valdés che colpisce a botta sicura, ma Rocchi si erge come ultimo baluardo e para. Al 30esimo ci prova in tuffo Tizzi, la cui conclusione viene ribattuta da un difensore in casacca nera. 36esimo, punizione sempre in favore del Tolentino. Strano prova a scavalcare la barriera, ma Rocchi ferma. Al 40esimo, l'unica opportunità degli ospiti. Punizione al limite dell'area di rigore. Tocco di Midei per Ballini, ma nessun problema per Palmieri nel fermare il pallone. Preme ancora il Tolentino che al 43esimo ha l'occasione più ghiotta per passare. In vantaggio cross di Mongello, testa di Valdés e palla sul palo. Nella ripresa le formazioni ritornano in campo con i medesimi effettivi, ma al primo affondo ospite De Crescenzo viene strattonato in aria da Palazzetti e per l'arbitro ci sono gli estremi per decretare il rigore contro i Cremisi. Dai 11 metri si porta per la battuta Pietrella, la cui conclusione viene intercettata dal numero 1 locale. Terzo errore stagionale dagli 11 metri per il capitano della Maceratese. Nemmeno però il tempo di girare gli occhi che i Cremisi sono immediatamente nella tre quarti ospiti e la conclusione di Gobbi viene deviata dal portierino Rocchi. Il Tolentino fa possesso palla e l'Elvi Recina si rintana nella propria tre quarti e cerca di farsi pericolose nelle ripartenze. Al 24esimo Romaschi si invola in area di rigore del Tolentino, rincorso da Nicolosi, il suo diagonale attraverso tutto lo specchio della porta Cremisi. Al 25esimo serie di batti e ribatti davanti alla porta ospite con la conclusione di Valdés che viene ancora fermata. Al 32esimo Capitan Ruggeri supera Tartari in becca dell'Aquila, la cui inzuccata va a finire però ancora una volta sul fondo. Al terzo minuto di recupero il Tolentino getta il cuore oltre l'ostacolo da Valdés a Nicolosi, cross per la testa di Adami che riesce a sbloccare la gara e a portare i tre punti importantissimi nella classifica dei padroni di casa. Proprio al 48esimo, quando oramai nessuno più ci sperava.